tesoro, prendi la camera perché vedo tutti che stanno salendo qui su una termica e non me la voglio far scappare. Ecco qui, via! Eccola! Senti, quando ci stanno tante vele sotto vuol dire che è bella. Vai! Si è sente, bellissimo! Si sì. Sente quando si sale, eh? I piedi come ce l'hai? Accavallati? No. A cavallo i piedi, che dà un senso di sicurezza, sì. Così, bravissimo. Guarda, siamo i più alti di tutti. Ci abbiamo un sacco di mosconi sotto. È fighissimo. È figo, eh? Ma la cosa più figa è pensare che il nostro motore è il sole, eh? Quando sarai grande che vedrai sto video. Questa mia madre è pazza. Dirai, questa mia madre, io c'avevo un anno e mezzo. Quanto c'ha? Due? Due e mezzo, quasi due tre. E mezzo. Ecco che rientriamo. Un, due, tre, e vai! Guarda! Prima non si vedeva, adesso si vede tutta la strada per andare fino al mare, vedi laggiù? Sì. Se uno riesce a fare quota su questa montagna qua, il monte Semprevise, e poi a saltare su quella là, quella pelata che sta nella sella, da lì poi c'è tutto un altro costone, quella che vedi lì nella seconda sella è Terracina, che si tuffa nel mare, quindi sa terra e spiaggia, se si riesce a fare tutto il giro. La Terracina dove la abita il nostro amico, cioè è nato lì. Perfetto, ti volevo dire che purtroppo i ragazzi adesso devi far volare solo Luca e che invece quegli altri due ragazzi che dovevamo portare sono andati via perché stavano facendo troppo tardi, non sono riuscito a trattenerli. Lo so, mi spiace, purtroppo oggi ci avevano tutti in fretta, ma che te posso fare? Una giornata meravigliosa, ho cercato di convincerlo con tutte le armi a mia disposizione, ma non ci sono riuscito. Bella, bella, veramente. Allora, Maddalena, come si sta su sto parapendio? Pazzesco! Sembra impossibile di riuscire a volare così bene, così in alto, con quell'affare che stava ripiegato, sembrava una coperta, eh? Assolutamente. Dai, è veramente una magia. È stato un bel regalo, per il compleanno mio è stato veramente un bel regalo. Di montagne, di deserti, già, no?
aria secca, cioè sono certe termiche, altro che queste. Ah sì? Sì, sì. Un'oretta qua non c'ha nessun senso. Certo. Oh, guarda un po' dove ti ho portato. Chi è? Ridammi la camera. Faccio
georgiano? No, lui è italiano, romano. Ah, è romano. Termica, queste piccole oscillazioni che ormai ti sei abituata, eh? Anzi, ci accompagno, quasi se non ci stanno sembra strano, no? Chiaramente la termica è un modo turbolento, tu immagina come il fumo di un fuoco, no? Oppure una nuvola, ecco. La termica quando condensa si muove come si muovono le nuvole, quindi puoi immaginarti che appunto poi c'è, non c'è, insomma non è proprio tirata con righello, no? Quindi queste sensazioni che sentiamo sono derivanti dai modi turbolenti dell'aria. Però, capito, chiamarla turbolenza non è una distanza, penso che mancanza di poesia che c'ha. Scavare e verrebbe fuori quello che vedi qua dappertutto, tutta l'area, compreso il decollo. Lì c'è un tempio, stava lì alla sinistra del decollo, l'altro tempio era questo qua. Ovviamente nei punti più... i preti ci hanno sempre avuto, no, i posti più belli. E quelle lì, quella tonda erano le terme e quello là era un bacino idrico per conservare l'acqua. Qui raccoglievano l'acqua piovana perché il terreno è carsico, quindi l'acqua filtra e non resta in superficie. E poi dove va? Passa sottoterra e esce fuori lì. Il laghetto di Ninfa è una risorgiva sotterranea dell'acqua che viene da tutta questa montagna. Ma vedi il fiumiciattolo, da qui si vede benissimo, vedi che va via. C'è un'acqua che è potabile, si può bere. Qui ci siete stati mai? A Ninfa? È molto bella, è un giardino inglese. Piantato nel, diciamo, subito dopo la bonifica dell'inizio secolo scorso, perché qua se ti chiedi come era un tempo la pianura pontina, la risposta ce l'hai davanti ai tuoi piedi. Questa zona paludosa che tutti l'hanno ricreata apposta i gestori dell'oasi per il ripopolamento degli uccelli acquatici migratori, ma tutto quello che vedi qua davanti, che adesso è diventato l'orto del centro Italia, era tutto così. C'era la malaria, era facendo. E quindi il modo per andare verso Napoli passando di qui era fare la strada alta, quella sopra le montagne, non sotto. Thank you.
insomma più o meno stiamo salendo a una media di 2 metri al secondo. Ciao amore. Ciao.